Reverendissima, carissimi confratelli del sacerdozio, saluti ai presenti, carissimi fratelli e sorelle, amatissimi figli di Dio, che mi sia permesso di esprimervi i miei sentimenti di gratitudine per tutti questi tempi trascorsi insieme a voi un fratello, padre e amico. Ringrazio il buon Dio per tutto quello che ha fatto di me in questo cammino nazionale e, nonostante i miei limiti, ho voluto servirsi di me come una matita nelle sue mani, come diceva Santa Teresa di Calcutta. Carissimi tutti, mi mancano le parole giuste per descrivere la mia gratitudine verso tutti voi che siete stati per noi una famiglia, i nostri genitori, i nostri fratelli e sorelle, i nostri compagni di viaggio, che Dio vi riempie delle sue benedizioni per ciascuno di voi e per tutti i vostri cari presenti e assenti, senza dimenticare quelli che ci hanno lasciato. Vi chiedo di osservare insieme a me un momento di silenzio. Non è un addio, ma un arrivederci, perché nonostante la missione che ci chiama altrove a rispondere secondo la volontà del Signore della Chiesa, avremo ancora tante possibilità di rivederci. Chiedo scusa se in un modo o un altro ho ferito qualcuno di voi. I vostri gesti di sensibilità e di compassione non saranno mai dimenticati. Mi mancherete, ma vi porterò sempre nel mio cuore. Non dimenticate di pregare per me e per la nostra congregazione, a me affidata come superiore generale. Aiutatemi a rispondere come Maria, figlia voluntas, cioè si compia in me secondo la tua volontà. Ancora una volta, grazie, grazie e grazie.